What a tutti ciurma e benvenuti da Giochierini in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo potuto incominciare questo nuovo episodio che direi è iniziato in maniera abbastanza moscetta, vi dirò la verità. Quindi non è che è successo chissà che cosa, anzi forse non è successo proprio niente. Ci hanno soltanto fatto vedere che Sean e Daniel si sono messi tipo in un giro abbastanza losco ragazzi, solo con l'unico fine però di raccimolare qualche soldo per poter andare insomma poi dove devono andare. Il piccolo Daniel sta mostrando ragazzi tipo segni di allontanamento, diciamo così, è come se non ci cagasse più in pratica, come se non ci prendesse più in considerazione, sta prendendo in considerazione nuove figure di riferimento sulle quali non sono assolutamente d'accordo raga, ve lo dico cioè proprio così. Per cui riprendiamo, non perdiamo più tempo, la volta scorsa eravamo arrivati qua, per cui andiamo di là. Sembrerebbe essere arrivato qualcuno, non mi ricordo come l'aveva chiamato Daniel, Big qualcosa forse, adesso non mi ricordo bene raga, sono passati diversi giorni quindi ho un attimino rimosso. Fatto sta che l'unica sensazione che mi è rimasta vivida nella memoria è una sensazione di scazzo totale, perché Daniel non mi piace l'atteggiamento che sta prendendo ragazzi, cioè proprio per niente. Ecco, vediamo un po' dove saranno andati tutti, perché qua sembrerebbe essere vuoto, non c'è rimasto assolutamente nessuno, stiamo vivendo in questa specie di tendopoli, non lo so se possiamo chiamarla così, dove i cessi sono formati da dei secchi sotto a delle sedie di plastica. E ho detto tutto. Però vabbè Daniel, guidami tu. Tu sai di sicuro dove diavolo stiamo andando, io ti vengo appresso appresso. Oh, chi c'è qui? Di là, salve. Buongiorno. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare in missione? Sit here, my man. I need a bodyguard like you. Cool. Tell Sean to get me a knife. Certo, quello che ci manca. Mind if I sit here? Sure. No, no. Why so serious? Oh, quella frase già è stata utilizzata. Thinking. Cool. I'm always worried about my city boy. Everyone here? This isn't a fucking school bus. We're late. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Bel gruppo di spostati. Ok. Daniel mi sta mettendo nervosa ragazzi. Allora, come è stato quel periodo in cui AJ mi stava mettendo nervosa? Sta cominciando a mettermi nervosa. Dio, scendi di regalarmi un coltello. Perché non te la fai regalare dal tuo nuovo fratello maggiore il coltello? Quel mezzo drogato, quel paese. So at this point I'm like, whatever dude, just give me more booze, you know? Yeah, I don't bullshit you. Sì, interessante, guarda il tuo discorso. You're not listening to anything I say. Are you? Yeah. What? Yes, I am. Cut me too. The party. Oh shit. Too much sex, guys. Are you okay? Too much sex. Shut up. I was two peas in a pod, these ones. I'll show you the battlefield. Sì, me ne sono accorta. Non sto solo tenendo d'occhio. Nah. Just keeping an eye out, you know? Yeah. Big brother watching. Hey, who's the next master here? Antes, did you lock the tent? You want to see stuff or show me that even? So? Wrong. How do you feel? You went back for the lighter. Who knew this little tree market snowflake would end up here? Job. With us misfits. Mi sento ancora un estraneo. Well, I still feel like an outsider, you know? Ah, you're doing great. Trust me. Need to meet Fia. I was way worse than you when I joined the game. Really? Please, don't hurt me. Looks like you found your Christian. Hey! How about shut the fuck up back there? I can't hear my music. Ah, scusa, scusa. Yes, se cerchiamo di socializzare. He was on his secret sat phone again this morning.
speaking Romanian and shit. Oh no. Here it comes. He's Agent 420. And he has a license to cook. What's that? Told you 1,000 times. Big Joe is a clone. They come from a factory in Silicon Valley. Fa solo lo spaccone. Maybe he's just the factory reject. He's just a goon, guys. Bet he worked for some gang. Must have done something bad to end up here. Duh. Boring. Yeah, boring. Shit, you're Scusa? All Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. Right on. Come on. Yep. He's kind of a mystery. Hey, pipe down back there. Enjoy the scenery for a change, for fuck's sake. Terzo episodio, ragazzi, non mi ha ancora convinto. Yeah, me too. Però boh. Let's try to go to bed early tonight, okay? Yes, please. And no wheat. Alright, who's ready for another great day in the office? What? Somebody doesn't want to be employee of the month. I'm so fucking tired. Stop your bitching or get out of here. Hey! Jeez. Ragazzi, penso che intervenire con questa gente potrebbe essere abbastanza pericoloso. E io, per quanto adesso non lo stia sopportando, devo comunque avere un riguardo per Daniel, che è il più piccolo, è indifeso, potrebbero fargli qualsiasi cosa, per cui mi dispiace, ve lo dico. Forse neanche tanto, non lo so se mi dispiace non intervenire, ma penso proprio che sceglierò non fare niente. Sir, yes sir. Come on, Sean. Meglio farci gli affaracci right. Nostri. Ecco. Cioè, raga, questo è John Mitra, capite? Non stiamo parlando di robetta. Listen up. I need 2 teams today. Finn, Penny, Anders, and what's your name will clean up the mess from the storm. The rest of you get to sit and trim. Girls gotta sit on their asses while the males are outside? Yeah, right on. Like I wanna go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey, you wanna trade places? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Yeah! I get to go outside! Hey! You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work at the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah! You heard the man. Stop fucking around and get in your teams, all right? Hold up. Che c'è adesso? You and me are gonna talk. Ecco. Che ho fatto adesso? Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. Mm. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah. No ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. Già. Non ci azzecca proprio niente, da una cippa di niente, sì. Capito. Got it.
I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Vado a tenerlo d'occhio. Right. I'm gonna go check on him then. How old is he anyway? Oh, 9. He's 9 years old. Jeez, tough age. Gotta keep a close eye on them. Hai dei figli? Not my business, but you got kids? Yeah, a daughter. 12 years old. Do you get to see her? Not often, but she needs the money I get out here. Okay, I'm not your buddy. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. All right. Thank you. Ha ragione, già sto lavoro è una lavoro. Già questa attività è una merda, se ci si mette pure Daniel, che effettivamente qua non c'entra un cavolo di niente. Now for the fun part, I need this all done by tonight. No excuses. So, get on it. Okay. All right, we good? Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay, I gotta make some calls. Well, what are you waiting for? You know the drill. What? Dude, this sucks ass. I feel like I'm in prison. Lo so. I hear you, but we're not. This is just our job, man. We have to follow Meryl's rules. For now. Especially you. What do you mean? He's not into having kids around here. So don't give him any excuse to get pissed off. Yeah, you never know with Meryl. He can be cool, but scary when he loses his shit. Okay, jeez. Not doing anything bad. Look, I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. So shut your mouth and give me some quiet, for fuck's sake, okay? Well, why do you stick around then? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. All right, man. Va bene. Just pick a bud and get to it. Cioè, raga, chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo ritrovati a sminuzzare della cannabis in un gioco di Life is Strange? Mai l'avrei detto, davvero. Che roba. Per tagliare le cime, premi LT e RT al momento giusto. Ok, interessante modo di interazione, ragazzi. Cosa nuova, eh? Non mi sembra che questo si vedesse nel primo Life is Strange o in Before the Storm. Non mi sembra ci fosse questo modo di interagire. Interessante, quindi. Dobbiamo cercare pure di darci una mossa. Ha detto che dobbiamo finire tutto entro stasera. Vai. Man, look at all these buds. Lo so. Le sto vedendo. Last spring we were trimming about 2 or 3 pounds a day. Whoa. Madonna. That's a lot. Yep. Had to work overnight all the time. 15 hours straight once. Gotta be more focused. I was done with Kush after that. Ho capito, ma quanto tempo ci metti a tagliarne una? Sean, se siamo qua così con una cimetta, ci mettiamo veramente tutta la giornata. Caspita. Vabbè. Come non detto, diciamo di sì. Facciamo il nostro lavoro. Incredibile, ragazzi, che stiamo facendo questo lavoro. This game sounds bad, man. What is it? Sta giocando. You got work to do. Mind your own business. Okay, sì, datti okay. Una calmata, minchia che Mr. Grumpy. Che acido. It's called mustard party, okay? What? I should You're clean my scissors. Sì, sì, infatti. Jeez, that's so cool. I used to be on the scoreboard. Cool. I don't care. Oh, Joseph. Okay, me ne frego un cavolo. On the scoreboard. Shut up. You got work to do. Avete visto, ragazzi, che ci hanno fatto anche pulire le forbici. Cioè, perché arriva un certo momento in cui evidentemente non
non tagliano più bene perché si sporcano. Cioè, è interessante, eh? Cioè, è assurdo quello che stiamo facendo, perché stiamo tagliando dell'erba, non quella del giardino. Ma è interessante come interazione, lo ripeto. Davvero, è interessante e assurdo allo stesso momento. You okay, sweetie? Che? Rallenta. It's okay. You're doing fine. Just slow down if you need to. I know. I will. Thanks, John. Di che tanto non mi caghi più. Sono tuo fratello maggiore, come se non esistessi più, perché tanto c'è Fina. C'è il tuo nuovo amico Fina che ti fa lanciare i coltellini sopra i tronchi degli alberi. Dimmi che vuoi diventare come lui da grande e vedi che ti succede. Vabbè. My ass hurts. Dai, ci siamo appena seduti. Really lo so, però c'è. That's the job. Don't think, just work. Abbiamo molta altra possibilità. Don't ask me to smile for the camera all day long. No. Oh, caspita, mi chiama per parlare. You get paid to give haircuts to marijuana. Infatti. It's kinda cool. Yeah. I'd rather do this all day than be in a stupid classroom. Ecco. Devi ancora studiare tuo zio, eh? You still have to learn stuff. Mm. I had to go to school. Yep. You fat life brothers. So sì. Cute. Tanto non si considera più mio fratello. Gesù, raga. Gotta be more focused. Damn, continuo. We really need to do something about your hair. What? What's wrong with my hair? Are you kidding me? It's hiding your pretty face. I can't allow that. Come on. It's not that bad. Just a mess. Yes. But worry not. We've got everything to take care of it at the camp. Yeah. We'll see. Ragazzi, continuo a dire che non credo a quello che sto facendo. Mi sembra così assurdo, davvero. Comunque, durerà ancora tanto sta cosa? Cioè, quanto altro tempo devo stare qua a sminuzzare marijuana? Non lo so. Almeno c'è la musica un po' in sottofondo, sai. Rallegra l'anima e lo spirito. You could snap your fingers and go anywhere. Cassidy, we get it. Over and over. C'è una penna qua sotto, ehi. So what? So I'm allowed to dream a little? You won't get hurt. Promise. What about Louisiana? Perché? Must be so sweet this time. Yeah. Sono più in grande, scusa. Che è Louisiana? Dream big. I'd like to see the pyramids. Or the top of Mount Fuji. Sean Diaz. Global traveler. Scusa. Yeah. Stuck in Humboldt. No. Bitch. Nobody's making you babies work here. You guys are all the same. Cool, let's be trimmigrants. Then you barely work for a month. This is my life. Come here for a sec. Shit, it's always something. Che sarà successo adesso? Spero niente di grave. Damn. Can you folks put a lid on it? We got shit to do here. Whoa. Down. Easy for you to say, cowgirl. Some of us have to work. Please. I bust my ass like everybody else. Uh-huh. Don't even. You're always looking for an excuse. Ooh, it's 420. Hey, Sean, let's talk. Ow, my arm hurts. Wah. Get off my crack, Hannah. We've been stuck out here for 2 months. I didn't come out to California to live on a fucking farm. I want to see some water. Are we gonna squat out here forever? Build a house? What? Stop! You know we voted to stay for a while. Once it's legal, we ain't got no more job here. How's it going? Gotta be more focused. Raga, ma... I'm just over this place. Then go! Capito. Take the fuck off. If we're a family, we stick together. You're on the bus, we're off the bus. Okay, calmatevi, raga. Hey, everybody chill. Let's not get... Sean, step back. Ah, pure. This is our business. Just grow up, Cassidy.
Stop acting like a princess. Thanks, Mom. Mm-hmm. Anything else? Yeah. But we don't have the time. Did you fall out of the wrong side of the tent or what? No, con le zinne al vento, uscita. Do your work. Yeah. Sure. Oh, ok. Fuck. Pensavo durasse ancora tanto sta cosa. Hannah, tagliare male. I know. Hey, I don't want to fight. Been a long crappy week. Just keep it fucking down in here. Okay? Okay. Ok, continuo ad avere dei dubbi su questo episodio. Che diavolo! Che c'è? Qualcosa da dire? Sean. Trust me, it's not as bad as you think. Other farms in the area is just straight down exploit your ass. Qua no. You gotta be careful with those scissors. They're sharp as fuck. Yeah, no shit. Oh, you'll get scars, but you'll get it. Part of the fun. Sì, sì, proprio divertente. Later, Big Joe. Smile, asshole. So, did you have a good day at work, honey? Daniel ha piagnucolato come al solito. Non lo so, ragazzi, se dargli motivo a sto stronzo di continuare a comprarsi mio fratello. Scontri in famiglia. I did. Love the Jerry Springer moment when Hannah and Cass started picking on each other. Yeah, they love to start shit with each other, then get high. Short-term memory loss. A te com'è andata? Anche se non mi interessa minimamente, eh? Did you have fun outside? Nope. Picked up branches and shit. Got covered in mud. In tutti Would i sensi. Would not recommend. Still sounds better than sitting on your ass all day. I feel you, Sean. As always. That's why you're such a good fit for the family. You totally hooked us up. A job. Cash. Friends. Safety. John, everybody's cool with you two. Daniel is your secret weapon. I don't know. He's way too young for this bullshit. Yeah. You gotta be zen about this. The more you try and control him, the less you have. Mm. It's deep, huh? Swear, he acts just like me. That's how I know he's smart. He's also got a kick-ass hermano. Yeah. My brothers are like that. Ormai non mi ascolta più. Maybe. But he doesn't listen to me anymore. Don't worry. You're in a new group. He's trying to fit in on his own. Fin troppo. But you're doing it too. Trying to be your own person. Not just Daniel's big brother. Sure. But I try to be both, you know? You're a good guy, Sean Diaz. You just need to trust yourself more. I know losing your family is tough, but the world is yours to create a new one. You know what I mean? Yeah. I was pretty sheltered growing up, but now I'm starting to totally love seeing the world. Mm. Well, certo. Going to Mexico is the ultimate road trip. Se ci arriveremo mai? If we make it there, dude, who knows? It's pretty scary. So fucking far. Hey, it is. But you have time and a strong, will. Yeah. Nothing can stop you from going there. It will be all right. Sean,
Speriamo. Ok. Grazie, grazie per la, la fiducia, quello che caspita è. I gotta move those water tanks for the shower and stuff. Taniche d'acqua alla doccia. It's cool you're doing your part, huh? Finally. Sì, glad sì, I can help. Bellissimo, guarda. Ma dov'è Daniel, scusa? Le taniche d'acqua... Ah, è qua Daniel. Però devo portare le taniche d'acqua alla doccia, ma... Da dove caspita le devo prendere le taniche d'acqua? Probabilmente da qua. Ehi, Dan? Oh, che fai? Need two more hands, Dishmaster? Yeah, that'd be cool. I'm on it. So boring. Yeah, I don't miss doing the dishes. Then why are we doing? Perché sì. Perché ci sono delle regole, per quanto possa sembrare assurdo. Dobbiamo seguirle. Ci si deve aiutare. Ok. Need a hand with your own chores? Oh, that'd be awesome. I need help moving the water tanks to the shower and kitchen. Che me l'ha chiesto, davvero. I'll wait for you near the water tank, so we can take on those barrels. Ok, che tenero che me l'ha chiesto, ragazzi. È stato molto responsabile, insomma, molto carino. Probabilmente prima non me l'avrebbe chiesto. Ok, ecco la nostra cisterna. Gnacara! Ce la faremo, ce la faremo. Madonna, sembra davvero pesante. Caspita. Let's get these over to the kitchen and shower. Perfetto, la porto subito alla cucina. Grazie Daniel per il tuo supporto morale, diciamo così, ma va bene così. Non ti preoccupare. Sembra molto pesante. Vorrà dire che porterò anche quest'altra tanica alla doccia e poi vedremo cosa fare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Metti giù anche questa. Oh, ecco fatto. Adesso possiamo fare un po' il cavolo che ci pare, eh? Tipo riposare un po'. Voglio ancora sapere dove diavolo è andato Daniel. Dov'è Finn? Ah, Finn è qua. Dov'è Daniel? Sarà andato per caso al lago? Io proverei ad andare giù al lago, ragazzi. Qua non lo vedo. Magari si è andato ad allenare un po' col suo potere. Avevamo detto che avremmo fatto appunto delle prove, insomma, dei nuovi esercizi, chiamiamoli così. Magari è andato di qua. Forse è ancora più giù. Sì, deve essere andato per forza di qua, non c'è altra spiegazione. Oh, Danny, infatti, eccolo qua. Wow, ma che bello! Sweet. But can you do it without your power? Well, you never bothered to teach me, so I found my own technique. Onward. Ready to rumble? I am so ready. Let's start with our team howl. Tías Lobos. We still sound okay. Now, let's do this. Come on. Hold up. Too many people over there. Let's hit the other side. Sì, direi che è una buona idea. Meglio non farsi scoprire, va? Tronco. The other side of that log looked secluded enough to be out of sight. Beh, non deve essere la cosa più impossibile del mondo, no? Non mi fa fare alcun tipo di interazione. Ah, ok, chiedi di sollevare. Vediamo. Madonna, ce la può fare? Davvero? Ma sei enorme. Caspita. Ok. Oh! Your face! Come on. I wasn't gonna drop it on you. Very funny, man. Ok, questo sì che mi ha sorpreso, ragazzi. È pazzesco. Okay. Il suo potere sta diventando sempre più forte.
Questo sì che mi ha sorpreso, lo ripeto. Ok, allora proviamo. Vediamo un po' funghi. Che ne so? Allena la potenza. Let's try this. I want you to focus on these ugly mushrooms and blow them apart. Wow. Dude, it's toast. Waiting. Or maybe you... What the? Aw, that's not hard. Okay, Bet it's different here in the summer. Penny said it gets crazy crowded. People everywhere. Comincio ad avere un pelino paura. Pelino, va bene. Gesù, ha spappolato il tronco di un albero così senza manco pensarci troppo sopra. Target in sight. Gesù. Locked and loaded. Ok. Siamo pronti, pronti, vai! Eppa. Awesome. Ok. Chiara che è bravissimo. Now, let's spice things up a bit. Bring it on. Proviamo con due pigne, forza! Holy shit! That was not a fair fight. That's right. Okay. What's next? Così è pazzesco, così Find è pazzesco. Else. Vediamo. Think you can lift all those? I know I can. È diventato molto sicuro di sé, ragazzi. Davvero. Incredibile. Incredibile davvero. E si va. Cioè, è migliorato notevolmente in davvero pochissimo oh, tempo. Daniel, that's amazing. That was some next level shit, Daniel. Thanks. I've been training on my own sometimes. Ah, sì. I know I haven't been around a lot lately. Devi comunque stare attento. You still have to be careful with it, man. You always want it both ways. Use it, then don't. We just have to make sure you can control it. Well, it's my power, not yours. Uh-oh. Whatever. Oh, ma che ti prende? What's wrong with you, man? I don't like this new emo Daniel. You keep throwing attitude at me for no reason. Sick of it. Ecco, meglio non mettere in mezzo Finn perché forse potrebbe irritarlo ancora di più. Spostiamo la cosa su di noi. Sono un fratello cattivo? Am I a bad big brother? Because I hang out with other people? You're always with them! Ecco. That sucks. Oh, come on, Daniel. Bet you don't even want me around anymore. Ma che dici? Don't say that. You know it's always you and me, and I know. I mean, never mind. That's it, enough. You're being a brat. You can't say anything without you having a shit fit. We're family. We still have a long way to go. And we have to go together, right? I know it sucks. But you have to grow up now. Stop it! Stop it, Daniel! No!
Direi che sono rimasta abbastanza interdetta, perché quest'ultimo pezzo, ragazzi, è stato, passatemi il termine, oserei dire quasi spaventoso, ok? È stato davvero intenso questo momento e sono rimasta veramente, ripeto, interdetta, raga, perché cioè, questo ci ha fatto capire che Daniel ormai è totalmente padrone del suo potere e questo lo rende pericoloso, ragazzi. Cioè, questo ci ha fatto vedere l'enormità del suo potere, quindi che non è solo un potere che uno dice sollevo qualche sasso, ragazzi, no, non è più così, lo era all'inizio quando lui era insicuro, quando non sapeva con cosa aveva a che fare, adesso non è più così e questo lo rende abbastanza spaventoso, ragazzi, perché veramente ci ha fatto capire di cosa può essere capace questo ragazzino, che ai nostri occhi è sempre un bambino. Ma lui probabilmente dentro di sé, con l'aiuto di questo potere, può sentirsi libero di non sentirsi più tale, di non sentirsi più un bambino, come ci ha detto alla fine. Forse questo episodio ha appena iniziato a prendere una piega leggermente diversa. Io ho un vago sentore che magari qualcosa potrebbe andare come non ce lo aspettiamo o come non vorremmo che andasse. E questa cosa un po' mi fa paura, ragazzi, ve lo dico. Per cui questo episodio di oggi termina qui. Vedremo che cosa succederà la prossima volta nel prossimo episodio. Grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!